Entro quest'anno noi speriamo di poter abbassare la quota dal 100 al 60 e poi se ci sarà altro imprenditore, perché forte come noi, più forte di noi, che possa prendere quel 60 o prendere il 50, io lascio il 10 e darò una grossa mano lo stesso a livello economico, a livello di consigli in una società, perché a me piace, ben venga, cioè non ci sono i problemi. Interessante che tutto quello che facciamo lo facciamo per un solo interesse: i tifosi del Teramo, il nome del Teramo e anche la responsabilità che noi abbiamo avuto e che per 10 anni abbiamo onorato questi colori. Non ci è mai stato inflitto un punto di penalizzazione, non siamo mai retrocessi e questo è orgoglio, perché oggi con i tempi che corrono, se li rimettiamo a 10 anni fa, penso che di squadre se ne potrebbero iscrivere, di quelli che sono iscritti, credo un terzo. Chi contesta avrà anche le sue ragioni, non è che io dentro di me ci ho rimesso anche quest'anno tutto quello che ci dovevamo rimettere in un anno che tu prendi sempre ceffoni, da 2 punti, da alcuni e dalla squadra, perché non faceva punti. Quindi quest'anno veramente è stato un anno per me difficilissimo, ho pensato più di una volta di abbandonare, e lo dico, però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo l'uomo, e l'uomo come sempre esce per risolvere le problematiche e per far sì che questa squadra ancora lotti in C, che per noi è molto molto importante. In C, ma che girone, o meglio, quale vorrebbe Luciano Campidelli? Che ci mettesse dove vogliono, perché tutte le volte che ho desiderato un girone ho preso le botte, quindi che ci mettessero dove vogliono, che per noi non è un problema. La squadra le piace? Mi fa impazzire.